Viabilità, movida selvaggia, mancanza di parcheggi. Questi i problemi con i quali i commercianti di Pozzuoli devono fare i conti da anni. A ciò si aggiunge una crisi generale che non sembra dare tregua ai proprietari degli esercizi commerciali, che vedono drammaticamente chiudere giorno per giorno le attività sul territorio. Ma negli ultimi tempi il mal comune, che potrebbe fungere da collante tra le varie sigle sindacali, sembra averle divise più che mai. Da un lato si schierano ASCOM e CNA, favorevoli ad un dibattito dai toni pacati con l'amministrazione puteolana. Sono di questa mattina le dichiarazioni del presidente dell'ASCOM Vincenzo Addati e di Nello Ferrino, responsabile del CNA dell'area Flegrea. Ma oltre alle proposte che noi porteremo, chiederemo delle sollecitazioni per quanto riguarda l'affannoso problema della viabilità e dei parcheggi, perché il problema è che ci sono, ma sono insufficienti, e allora andrebbero un attimino incrementati ancora di più per risolvere questo problema che oramai ci stiamo portando da anni. Sul fronte opposto si schierano Casartigiani, Confesercenti e Fismo, che questo pomeriggio erano presenti assieme a circa un centinaio di commercianti all'entrata della Casa Comunale del Rione Terra per la simbolica consegna delle chiavi degli esercizi commerciali al sindaco Magliulo. Abbiamo raccolto le dichiarazioni di Lello Buono, responsabile Fismo. Sì, parlo anche a nome di Confesercenti e Casartigiani, che sono gli amici qui presenti. A Pozzuoli stiamo vivendo un momento di stasi che non è quella che avverte su tutto il territorio nazionale, perché alla crisi internazionale c'è proprio una crisi locale dovuta a una mancanza di una viabilità, una mancanza di programmazione di parcheggi, una crisi nostra, tutta nostra. La pubblica assise puteolana di questo pomeriggio si è conclusa con la passerella di consiglieri ed assessori a cui fianchi due categorie. Da un lato i commercianti, dall'altro i disoccupati di Pozzuoli Lavora, che non hanno nascosto la loro rabbia ed indignazione verso un'amministrazione che non ritengono li rappresenti come dovrebbe.